No, ma che magari sono troppo scarsi. Sono troppo scarsi anche perché gli allenatori e il tatticismo del campionato italiano porta troppo a preferire, secondo me, dei giocatori in campo che sono talmente scarsi, ma che magari sono bravi a marcare, sono bravi fisicamente, ma tecnicamente scarsi, che poi producono queste cose. Pensate che gioca ancora Lulic nel campionato italiano, quindi potete immaginarvi la scarsezza. A centrocampo, poi uno che deve fare solamente il terzino sinistro. Senti, faccio un'altra domanda pure, perché domenica sera gioca il Barcellona a casa del Siviglia e il Barcellona continua, insomma, con la panchina, con l'infermeria abbastanza piena, no? Con Jordi Alba, Iniesta, Piqué, Arda Turan. Insomma, come la vedi sta partita contro No, il... Arda Turan c'è, Arda Turan c'è, Cioè, ah, perché Turan si sta è avuto un giocando. infortunio al piede, però dice, ok, in dubbio comunque che giochi, No, infatti. l'infortunio al piede sì, però insomma no, non credo che non giochi, ma non solo perché forse Arda adesso sta pagando anche il buon inizio di stagione, perché io non l'ho visto bene in quei minuti, toccava troppo il pallone. E a centrocampo con il City e se lo faceva portare via e non quelli non correva. E forse sostituito Ivan Andres per quella partita a centrocampo potrebbe essere Denis Suárez, questo lì che gli voglio dare da quello che ho sentito oggi in radio e quello che ho letto su Sport e Mondo, potrebbe essere proprio Denis Suárez, sicuramente la sorpresa del centrocampo. La infermeria Moro è vedi dei giocatori importanti, perché Piqué e Andrés sono due giocatori importantissimi che mercoledì e martedì sera sono mancati tantissimo alle 10 di questo. Beh, Massima, una cosa sola, ma come la spieghi questa Juve che in Europa non ingrana la marcia? Cioè, ma com'è possibile che in campionato italiano va fortissimo e poi, insomma, nessuno se lo spiega perché in Champions non va proprio? Come mai secondo te? Il campionato italiano va fortissimo perché l'abbiamo detto prima e lo stiamo dicendo e lo diremo, perché il campionato italiano è forte e gli altri sono scarsi. L'Europa mi sta sorprendendo, io pensavo che potesse fare un girone molto meglio di quanto lo stia facendo. Mi stanno deludendo molto i giocatori che ha comprato, Higuaín su tutti. Credo che stia un po' passando Higuaín quello che ha passato nell'ultimo periodo della nazionale, cioè talmente coccolato, talmente padrone della situazione, che parlo della, spero che non sia più così, però almeno fino alla scorsa Coppa America era così, grazie ai dirigenti dell'AFA e diciamo al potere politico dirigenziale del suo papà e del River Plate di cui suo papà è dirigente, che è quello giocatore. E qui mentre qui alla Juventus mi sembra che c'ha un po' simile la situazione, che è arrivato, mi sembra, non affamato, cioè è arrivato. Diciamo che è tornato in un top club dopo che era stato passato dal Madrid al Napoli, poi dal Napoli, tornato in un top club, però non mi sembra che sia uno già che si presenta con 3-4 giri, insomma l'abbiamo visto, con quella bella pancetta quest'estate, e in effetti in Europa non sta perché. Pronto? Sì, no, Non mi ci siamo sento. sentendo. E no, dicevo, ecco, poi alla fine di voi non è stato comprato per vincere il campionato italiano, quindi sono comprato per arrivare fino in fondo nella competizione continentale. Senti, Tanto Maxi, giocatore che sta dentro. scusa se ti Vai. interrompo perché tu stai toccando un tasto interessante, no? Degli attaccanti. Tu hai detto di Higuaín. Allora, qua abbiamo Carmine in studio che è di Passione del Calcio. E ovviamente lui disse quando venne qua in studio di Dzeko Mi che perseguita Dzeko questa cosa.
adesso questa è una cosa che lo perseguita. Che Dzeko era, se era, insomma, era scarso, non vedeva la porta, dategli un paio d'occhiali. Allora, a questo punto, no? Insomma, Dzeko allora va bene adesso. Tanti si sono ricreduti per il campione italiano. Poi ti lascio una domanda qua da Carmine in studio, ovviamente. Dzeko è diventato un attaccante per il campionato italiano, secondo te? Cioè, alla pari di Higuain? Dzeko non poteva essere quello brutto che fino a, abbiamo visto fino a qualche domenica fa. Però non credo neanche che sia un fenomeno come adesso qualcuno vorrebbe far passare. È un buon giocatore e magari grazie all'allenatore bravo che la Roma finalmente ha al posto di quel francesino presuntuoso, perdente di successo, che porterà probabilmente insieme a quell'altro lì, a su Bizzarreta, diciamo noi, nella seconda categoria della seconda divisione del campionato francese, probabilmente anche Dzeko riesce a fare gol e a giocare meglio, perché l'allenatore della Roma, il suo Spalletti, è un allenatore vero, un allenatore serio, un allenatore bravo, che riesce a far giocare bene la propria squadra e a mettere in condizione Dzeko di fare gol. Questa è la verità. Io questo penso su Dzeko. Non è un fenomeno, ma non è manco il brocco. Carmine? Io su Dzeko l'idea che mi sono fatto, diciamo che non la rinnego, perché penso che sia un attaccante con delle qualità, ma che sia ancora poco cattivo. Evidentemente i numeri adesso stanno smentendo questa mia ipotesi, ma credo che comunque paragonarlo ai grandi attaccanti europei tipo Higuain sia un po', diciamo, esagerato. Quello che penso di Spalletti, mi trovo d'accordo con Maxi, che sicuramente Dzeko è messo in condizione di segnare e ha più chance di trovare la rete con continuità. Fermo restando che credo che questa maturazione di Dzeko dipenda più che altro da lui, più che dall'allenatore. Penso che lui stia riuscendo a trovare la fiducia in se stesso e partita dopo partita ci sta dimostrando che la vera medicina per l'attaccante, al di là di tutti i discorsi che si possono fare, è il gol. Quello che manca a Gabbiadini, per esempio, Dzeko sta riuscendo in questo. Una domanda invece volevo fare a Maxi, se non tocco un tasto dolente, in merito alla partita contro il Manchester City. Volevo chiederti, la mia curiosità era se la partita che ho visto, per te sia stata questa sconfitta più demerito del Barça o merito del City? Perché fino al gol del Barcellona sembrava che quasi i catalani si stessero un po' specchiando nella loro bellezza. Il pareggio regalato da un passaggio errato di Sergi Roberto ha dato via questo trionfo dei Citizen. Tu che idea ti sei fatto in merito? Beh, non c'è nessun demerito né merito di nessuna delle due squadre. È stata probabilmente fino a questo momento la più bella partita della Champions League, anche meglio di quella dell'andata, ovviamente, perché quella dell'andata è stata molto tattica, sbloccata dal più forte giocatore del mondo di tutti i tempi e quindi decisa da quel grande dios del football che è Leon. Quella di mercoledì, una partita poteva finire 3-0 per il Barça fino al 40esimo, poi poteva finire 4-1 per il City o 3-1 per il City, poteva finire 2-2, poteva finire 3-2 per il Barça, perché se Andrea Gomes fa il gol invece di prendere la traversa, probabilmente il City, sì, sentendo anche le notizie che arrivano da Mönchengladbach, si butta avanti, oltre che a buttarsi tutto avanti ha molta paura, e quindi noi in contropiede potremmo fare il gol. Insomma, stava veramente una bella partita. Io dico una cosa, l'abbiamo detto e ridetto ieri in trasmissione con Stefano Rizzo e con i nostri ospiti. A un certo punto probabilmente i giocatori del Barça, vedendo la veemenza, la corsa, anche la forza fisica, perché questa è la prima squadra del Pep, essendo il più grande allenatore del mondo, sa adattare anche il suo grande gioco, la sua mentalità al club che ha e al campionato che allena, perché il City è sicuramente la squadra fisicamente, tecnicamente più scarsa, tra virgolette. Pensate che vi dico, da tutte quelle che ha allenato, cioè tutti, il Barcellona che ha allenato, il Bayern Monaco, ma fisicamente fortissima, l'ha messa su quella lì, anche sul piano fisico. E beh, io dico, con quel Barça c'ha ancora due risultati su tre, su due partite. Per arrivare primo, qualcuno deve lasciarci una caviglia, un bicipite, crociato. Per quale motivo, scusate? È il City che
doveva vincere la partita, che per lui era una finale. A noi va bene così. Possiamo pareggiare a Glasgow e vincere col Mönchengladbach, o viceversa. E anche se il City le vince tutte quante, siamo sempre primi per la differenza di nello scontro diretto. Quindi io non voglio arrivare, lo diciamo dalla prima puntata della nuova stagione Radio Partita, non vogliamo arrivare a giocarci una quarto di finale ad aprile con Luisito Suarez, Leo Messi, Neymar, Mascherano, Piqué, Iniesta che sono in campo, ma come se non ci fossero, perché sono completamente spompati. Vi dico anche un'altra cosa, ragazzi. La settimana prossima cominciano le qualificazioni per i mondiali. In Europa è una barzelletta. Sud America ci saranno i cadaveri veri, perché la FIFA ha squalificato la Bolivia per aver fatto giocare dei giocatori non iscritti alla competizione. Quindi ha dato il risultato a tavolino 3-0 al Cile e al Perù. Al Perù non interessa, al Cile ha superato l'Argentina. L'Argentina deve vincere due partite, di cui una col Brasile. Quindi a Leo una nazione intera gli si cadrà addosso, gli chiederà di fare la partita della vita, e Suarez dovrà farle anche lui per portare l'Uruguay, perché tanto l'Uruguay è solo Suarez, come parlare dei Cavani, di questa gente qua. L'Uruguay è Suarez, pampa, non esistono altri giocatori qua. Ma io l'ho sempre sostenuto, ma al momento l'ho sempre sostenuto, però caro Maxi, io sono d'accordissimo, però quello che sta facendo adesso l'Uruguay come squadra mi sorprende, perché comunque giocano tutti per la maglia, e questa è una cosa buona, perché non giocano, attenzione, non giocano per Suarez, ma anche no, Suarez gioca per la squadra e la squadra gioca per la maglia. Certo. Quindi sono io penso che l'unico modo per arrivare al mondiale. Esattamente, se la stanno guadagnando tutti, poi che Suarez è un fenomeno, è l'attaccante più forte del mondo, questo insomma nessuno lo mette in discussione. Quella lì per noi sarà speriamo, incrociamo le dita, ma sarà una cosa difficile, perché questi qua, se torneranno tutti interi, saranno spompati. Quindi bene che va bene così il risultato, a me dispiace perché vogliamo sempre vincere, perché abbiamo fatto 40 minuti fantastici, però bisogna vincere a Siviglia e bisogna sperare, diciamo, per chi crede, anche chi non crede, usandolo come talismano, insomma, andiamo in una chiesa, chiudiamoci in qualche monastero e preghiamo per tutto il periodo delle qualificazioni sudamericane, che a quei tre grandi giocatori non succede niente, che ritornano tranquillamente a Barcellona quando hanno finito. Allora, l'ultima domanda te la volevo fare invece per quello che riguarda l'Europa League, perché ne abbiamo parlato tanto. Ci sono squadre come Roma e Fiorentina che ormai hanno la qualificazione in tasca, mentre squadre come Inter e Sassuolo se la stanno giocando fino all'ultimo. L'Inter ormai, secondo me, è fuori, non è matematicamente fuori, ma ormai te lo dicono tutti che è fuori. Allora, l'ultima domanda appunto te la volevo fare sul nuovo allenatore dell'Inter, perché la situazione è veramente, insomma, chiacchieratissima. Oggi tutte le prime pagine dei giornali parlavano di questo nuovo allenatore, e volevo sapere da te cosa ne pensi in merito di questa situazione. Ma chi è il nuovo allenatore? Ti dico, ci stanno facendo una sorta dei sondaggi, no? Adesso addirittura dicono col televoto Malgioglio, mi dicono Malgioglio. Dice, fanno un po' il casting, dice che Hiddink l'ha rifiutato questa cosa. Io penso che non si può prendere Hiddink. Primo, perché è libro paga da quasi 10 anni, è libro paga di Abramovic al Chelsea, lui interviene solo quando c'è qualche problema al Chelsea. No, ma dice lui proprio rifiutato, quindi già escluso. Non si poteva, certo, per motivi che dici. Non c'è stato neanche vera questa cosa, anche se è un allenatore di oltre 60 anni. Hanno fatto il tentativo, dai. Di contattarlo, il tentativo di contattarlo, sì, vabbè, la scena giornalista. Sì, poi i nomi sono Pioli, Guidolin, Marcelino, Pereira, Marco Silva. Insomma, di tutta questa bagarre di gente. Pereira chi sarebbe? Guarda, sinceramente non è Alvaro Pereira, sicuramente.
ma non so chi sia, ma neanche Marco Silva, sinceramente. Li hanno messi così. Guarda, Pioli e Guidolin. Maxi, come sei?